Queste sono le catene che ci fanno pensare a Padre Gigi, a me fanno pensare anche alle catene che ho visto al Museo della Sclavatura di Luanda, è la casa da dove partivano gli schiavi dall'Angola per il Brasile, per l'America, e sono partiti milioni, no? Mi fanno pensare anche a questo coronavirus che in un certo senso crea delle nuove schiavitù, o approfondisce o aggrava le schiavitù che l'Africa ha sempre sofferto, che è la povertà, la miseria, che è l'ignoranza. E io come missionario mi sento naturalmente chiamato a stare accanto alle persone che soffrono a causa di queste catene, secondo il nostro spirito missionario che ci viene dal Vangelo. No? Ecco, mi trovo in Italia vittima del coronavirus, non perché sia positivo, ma perché stavo già programmando la mia ripartenza per l'Angola e poi tutto si è fermato, si è bloccato a causa del coronavirus. Quindi non è più possibile fare i visti, non è più possibile viaggiare. E questo per me è un momento veramente di attesa, da una parte di speranza, dall'altra parte anche di riflessione, perché mi dico, questo coronavirus, tra i tanti effetti, ne ha uno anche a nostro livello di missionario, ci obbliga a rivedere certi nuovi nostri schemi, no? Anche il nostro modo di fare missione, il nostro modo di viaggiare, per esempio, non possiamo più viaggiare come siamo abituati a fare, no? Da un paese all'altro. E poi soprattutto fa pensare a ciò che la gente sta soffrendo, dalle testimonianze che ricevo dei confratelli con i quali avrei dovuto continuare la mia esperienza missionaria in Angola. Penso in particolare a Padre Angelo, che mi diceva che uccide più la fame che il coronavirus, nel senso che scombussola tutta l'economia, soprattutto l'economia informale, l'economia fatta di piccoli commerci, di piccoli mestieri, quell'economia che si basa sul guadagno quotidiano, ecco, una persona che esce al mattino e spera di rientrare la sera con qualcosa da mettere sotto i denti anche per la sua famiglia. Ecco un po', allora io aspetto e prego e mi informo e sto sempre in attesa, sempre attento a che ci sia qualche novità, perché sono convinto che anche alla mia età, non ho più 20 anni, ho già dato 25 anni alla missione, però ancora qualche anno potrei darlo, non più sulle piste spaccandomi la schiena come facevo con i miei confratelli, con Padre Dario e con altri padri. Però posso dare come presenza, una presenza semplice di complicità, io direi, no? di solidarietà, lo stare accanto, lo stare insieme e camminare insieme, non fare più grandi progetti, ho fatto tante cose, ho costruito, non me la sento più adesso di stare lì a chissà, immaginare progetti, grandi opere, grandi strutture. E desidererei solo stare con la gente, stare con le persone semplici, con le famiglie, con i ragazzi, con i giovani, con le piccole comunità. Insieme leggere la parola di Dio e applicarla poi alla nostra vita e vedere se questa parola ci dà anche la molla, la forza per andare incontro alle persone e per cercare anche delle soluzioni per i problemi che la gente vive. Ecco, un po' questo è il mio sogno per questi anni che il Signore ancora mi darà. E spero di realizzarlo, immagino che per Natale, se Dio vuole, se Deus quiser, come dicono in portoghese, riuscirò a realizzare questo mio sogno che mi pare venga dal Signore.